Siamo con Alberto Malesani, è tornato a Firenze, mister. Che effetto le fa? Ma è sempre un'emozione per me, soprattutto oggi che mi dovevo vedere con Giancarlo per fare così una giornatina insieme dopo parecchio tempo che non ci vedevamo. E che ricordi ha di Firenze? Ci dici qualche aneddoto, qualche emozione che ne ha avrei qui? Ma forse no, non basterebbe neanche un anno per raccontare gli aneddoti, ma il riassunto è che forse è stata la mia più bella esperienza calcistica a Firenze, per tutto, sia di campo e sia anche fuori dal campo, perché ho sempre sentito tanto affetto intorno a me a Firenze, mi hanno voluto veramente bene e forse anche merito loro se poi sono riuscito anche a fare un altro salto di qualità. E senta, invece della Fiorentina attuale, che ne pensa? Le piace? Mi piace molto e mi piace molto soprattutto il suo allenatore, che è stato un mio giocatore a Verona. Penso che sia fortunata la Fiorentina ad avere un allenatore come Vincenzo, un allenatore che ha le idee chiare, che fa giocare la squadra in maniera fra virgolette moderna, sempre propositiva, sempre con la voglia di far gol. Ed è bella anche da vedere. Ecco mister, a proposito di Vincenzo Italiano, oggi le voci lo danno lontano da Firenze a fine stagione. Quanto perderebbe la Fiorentina appunto senza Vincenzo Italiano in panchina? Tantissimo, ve lo garantisco io, perché lo ritengo fra gli allenatori, chiamiamoli emergenti, il migliore secondo me, e quindi perderebbe tanto la Fiorentina. Senterai è stato uno degli allenatori più amati a Firenze, nonostante sia stato moltissimo. Allora, qual è il segreto per far innamorare questa piazza? Cioè, un allenatore, che caratteristiche deve avere? Beh, innanzitutto far giocare bene la squadra. Questa è la prima caratteristica. E forse essere semplice, umile, alla mano. Questa credo che sia un'altra cosa che i fiorentini apprezzano. Senta, ha parlato di Italiano che è stato un suo giocatore. Giocatore anche Gilardino, anche se molto giovane, no? Lo dicevamo prima fuori dai microfoni. Pensa che sia un giocatore, un allenatore giusto per il dopo Italiano, se così fosse? Beh, per quello che sta facendo, sì, sicuramente. L'unica cosa che non pensavo, che il Gila riuscisse così ad essere anche bravo come allenatore, per il tipo di carattere abbastanza chiuso che aveva. Ma in realtà si sta dimostrando bravo, veramente, anche lo sento parlare, dice le cose giuste, non è mai fuori, è sempre tranquillo, sereno, e poi anche la squadra la fa giocare bene, quindi penso che sì, che vada molto bene nel caso che Vincenzo se ne andasse. Un pronostico per questa sera: ci sarà la partita contro il Viktoria Pilsen proprio in terra ceca. Pensa che la Fiorentina, come fa di solito, avrà una marcia in più in Coppa? Allora, penso di sì, però siccome ho avuto parecchia esperienza internazionale, bisogna sempre stare molto attenti, perché a livello europeo, se non sei con la testa giusta, se non hai l'attenzione giusta, a volte bisogna stare attenti. Quindi io credo di sì, sulla carta la Fiorentina è squadra anche forse migliore, però ecco, speriamo che entrino con la testa giusta. Ecco mister, un'ultimissima domanda le chiedo del reparto degli attaccanti, no? Perché da quando è andato via Vlahovic a Firenze è un po' mancato il bomber, colui che segnasse un po' appunto parecchi gol, no? Come mai secondo lei la Fiorentina non è più riuscita a trovare l'attaccante giusto? Beh, perché la Fiorentina, anche se ha un grande presidente, comunque deve sempre, non è certamente una piazza come al momento, non è ancora una piazza come Inter, Juve, Milan, dove si possono permettere magari anche risorse maggiori per acquisire la Fiorentina. Il Vlahovic ci deve arrivare con le idee, con la visione di tanti giocatori, perché quando lui era arrivato qua non era il Vlahovic di adesso, quindi
o cambia marcia dal punto di vista economico, ma credo che non sia neanche tanto giusto, perché bisogna sempre dare uno sguardo anche ai bilanci, altrimenti deve avere la fortuna di avere dei buoni scouting che riescano a pescare un giocatore di media alta caratura che riesca a sostituirlo, ed è vero che finora non sono ancora riusciti a sostituirlo. Mister, se posso, io avevo semplicemente due curiosità. La prima, quanto le piace la nazionale allenata da Luciano Spalletti? Ho visto che anche da Alessandro Alciato disse sembra la persona giusta al posto giusto per la nostra nazionale. Sì, perché Luciano è uno che ha delle buone idee. Io ho sempre sostenuto che tutti quanti dicevano, fino all'arrivo penso di Mancini, che per la nazionale ci vuole un selezionatore. Io credo invece che per la nazionale ci vuole proprio un allenatore, ma di quelli anche che sanno far giocare bene le squadre. Purtroppo ha poco tempo per sviluppare le proprie idee, ma credo che Luciano sia bravo, perché ha dimostrato anche a Napoli in poco tempo di aver costruito una grande realtà, ci ha fatto divertire, ha vinto uno scudetto che non vincevano da non so quanti anni, e potrebbe ripetere anche lui quello che ha fatto Mancini precedentemente in nazionale. L'altra cosa è quanto fa il tifo ogni weekend per due realtà a cui lei è affezionatissimo: il Parma per una possibile risalita in Serie A e il Verona, che scriverebbe credo una pagina incredibile se si salvasse dopo tutto quello che è accaduto a gennaio. Beh, io sono più attento al Verona, perché essendo di Verona è chiaro che la mia attenzione è su Verona, e poi sono legato come con Vincenzo anche a Marco Baroni, perché ha iniziato con me a percorrere ha fatto i primi passi da allenatore insieme a me proprio al Verona, ed è una persona che fino adesso non è stata valorizzata quanto lo è un grande allenatore, e spero che se riesce a fare questo ennesimo miracolo, ne ha fatti tanti in giro per l'Italia, magari ma in piazze che non hanno risonanza. Se lo fa a Verona, spero che dopo per lui ci sia il trampolino di lancio e che anche per lui ci sia una grande opportunità di allenare una grande squadra.